Salve care amiche e cari amici, come state? Qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Ebbene, dopo gli ultimi due video che hanno riscosso tanto successo, mi sono deciso a fare un terzo video. Questa volta però, sempre trattando sul tema della chiusura del canale di Matteo Montesi, questa volta però non vi esporrò nessuna Non vi esporrò nessuna idea mia, anche perché ne ho dette molte di idee, ma visto che ho ricevuto molti commentari da tutte e tutti voi ai miei video precedenti, farò questo breve video circa la chiusura del canale di Matteo Montesi per fare io a voi una domanda. Cosa ne pensate della chiusura del canale di Matteo Montesi? Hanno fatto bene, hanno fatto male. Mi avete dato tante spiegazioni e mi avete fatto tante domande ai miei ultimi due video, che è per questa ragione che ho deciso di fare un terzo video, altrimenti mi sarei potuto dedicare a un altro argomento. Allora, spiegatemi voi quali sono state, secondo il vostro parere, le ragioni della chiusura, del canale di Matteo Montesi. Le cagioni che hanno portato YouTube a tanto e anche a perdere denaro, perché era un canale molto seguito, con molti iscritti, molti views, molti like, molti commenti, molti video, molti followers. YouTube ci ha rimesso chiudendo quel canale. Quindi spiegatemi voi le cause, quali sono state secondo voi, se lo meritava. Se un YouTuber si merita che gli chiudano il canale definitivamente, togliendogli tutti i video, oppure se sarebbe stato meglio castigarlo temporaneamente. Si meritava una tale punizione? Non se la meritava? Ecco, spiegatemi tutte queste cose, perché voi siete stati così buoni da commentare molto i miei ultimi video e da guardarli molte volte. Però voglio riunire in questo video tutte le vostre opinioni e le vostre idee. Quindi per favore commentatemi circa la chiusura del canale definitiva, forse, di Matteo Montesi. È stato giusto, è stato ingiusto, se lo meritava. Bisognava arrivare a tali estremi rimedi perché ci ha rimesso anche YouTube. Oppure non sarebbe stata meglio una sospensione magari di un anno di molte funzioni del canale, l'invisibilità momentanea del canale? Voi cosa ne pensate? Non so, perché di sicuro che è un'azione grave che hanno intrapreso contro di lui, però se lo meritava. Ecco, lasciate i vostri commentari qui. Che cosa ha fatto per meritarselo? Perché io ancora non l'ho capito. Avrebbero potuto, per esempio, togliergli le monetizzazioni, avrebbero potuto prendere altre misure. Non so. Quindi vi invito a tutte e tutti voi a lasciare dei commenti, a condividere questo video in modo che altri possano anche darmi delle risposte sul perché abbiano chiuso, censurato, clausurato per sempre il canale di Matteo Montesi invece che sospenderlo come si usa fare, e se eventualmente sono stati troppo duri con lui o non se lo meritava. Lui dice che sono stati gli haters, gli invidiosi, quelli che lo odiano a fargli chiudere il canale, e molti dei suoi followers dicono lo stesso. Ma sarà vero? Non sarà vero? Non ho un'idea. Quindi vi invito a tutte e tutti voi a chiarirmi le idee e a condividere questo video in modo che io possa ricevere delle opinioni anche da parte di tutti i vostri contatti, che mi chiariscano le idee riguardo alla chiusura del canale di Matteo Montesi, commentando questo video, mettendogli like e diffondendolo, in modo che io possa ricevere
sotto un unico video quante più risposte possibili. E quindi salutandovi, il vostro Santen Chan ad un altro video vi lascia. Grazie di seguirmi e a presto. PS, post video che mi sono scordato. Non sarebbe stato meglio rimuovere il video o i video incriminati? Non sarebbe stato meglio rimuovere le tracce audio moleste, per esempio dove diceva eventualmente parolacce, frasi discriminanti, insulti, eccetera? Non sarebbe stato meglio rimuovere le tracce audio, insomma, dove lui insultava la gente, le discriminava, le persone? E diceva cose assurde, volgari, oscene, dicono razziste, xenofobe, eccetera. Rimuovere le tracce audio di quei video e rimuovere i video dal canale invece di chiuderli definitivamente il canale. Forse sarebbe stata una misura, meno drastica. D'altra parte, tutti gli altri video, erano convenienti per YouTube, monetizzavano. E forse avrebbero dovuto sospendergli la monetizzazione, sospendergli momentaneamente i live, e sospendergli tutte le opzioni che YouTube ti dà e rimuovere i video incriminati oppure le parti del video, visto che li faceva di 4, 6, 8 ore, rimuovere le parti audio di quei video dove diceva delle cose inaccettabili. D'altra parte, se lui avesse caricati con protezione al minore probabilmente non gli sarebbe successo nulla, perché con protezione al minore magari puoi dire delle frasi che possono risultare per la maggior parte del pubblico scioccanti. Invece lui non l'ha fatto perché voleva che tutto il mondo sentisse quello che aveva da dire. Lui pensava di dire cose giuste, invece erano discriminanti, erano intolleranti, erano violente, erano magari anche poco accettabili per YouTube. Dicono che si sia fatto ritrarre con animali morti, però dicevo, hanno fatto bene a sospendergli, anzi a cancellargli il canale con tutti i video. Lo pensate davvero? Oppure potevano cancellare le piste audio dei video, i brani audio nei quali nei suoi video dice cose che non doveva dire, e potevano anche cancellare dal canale i suoi video come hanno già fatto in precedenza. Perché bastava rimuovere quei brani audio nei quali lui diceva sconciatezze e lasciare tutto il resto dell'audio del video e si sarebbe risolto il problema. Oppure potevano rimuovere, come tempo fa hanno fatto con qualche suo video perché l'ha chiesto la questura, potevano rimuovere i video incriminati o le parti audio incriminate e non cancellargli il canale con tutti i video. Non so, voi che pensate? Hanno fatto bene così a rimuovere il canale con tutti i video o potevano rimuovere e le parti dell'audio dove lui diceva cose che non doveva dire e rimuovere i video dal canale cancellandoli, lasciandogli il canale con tutte le opzioni o togliendogli qualche opzione? Ebbene, rispondetemi a queste domande. Io, come vi ripeto, faccio il video perché voi mi potete dare tutte le vostre risposte sotto quest'unico video, perché ne ho ricevute tante in privato di risposte. Ma voglio che si condensino tutte sotto questo video e poi condividetelo, dategli like, commentate, ditemi le vostre risposte, fatemi delle domande, in modo che anche i vostri amici, contatti, parenti, familiari possano opinare sulla chiusura del canale di Matteo Montesi nei commenti di questo video. Così io li posso leggere i commentari tutti insieme, senza dover andare a leggere di qua e di là. Vi ringrazio di seguirmi. Dal vostro Santen Chan, cari amiche ed amici, un saluto e arrivederci alla prossima. Io sempre con questo vecchio tablet che, vabbè, ciao.